Vai! Sono saliti in alto per non essere dimenticati e perché dopo più di un mese di presidio ininterrotto tutto è rimasto invariato. I lavoratori e le lavoratrici della Casa di Riposo Santa Tecla, ente religioso sotto l'amministrazione della Diocesi di Padova, licenziati sotto Natale dopo che l'ente ha affidato ad una cooperativa i servizi socioassistenziali, sono saliti sulla torre di uno stabilimento industriale poco lontano, una torre alta 15 metri, dove hanno tutta l'intenzione di rimanere ad oltranza. Stiamo aspettando Marco Cagol. Non è che noi vogliamo parlare con lui, è lui che deve parlare con noi. Il problema sono 54 lavoratrici che sono fuori, sono 37 giorni di presidio, sono che le lavoratrici non hanno un reddito, 30 sono assolutamente senza reddito. Abbiamo alzato il tiro perché vogliamo chiedere un intervento immediato della Giunta, è stato richiesto anche dal tutto il Consiglio regionale del Veneto, a questo punto la Giunta deve venire qui e prendere degli impegni ben precisi, altrimenti non scendiamo. Oggi è il 37esimo giorno che siamo qua, perché chiediamo alla Regione Veneto di agire contro la fondazione, perché comunque è stata dimostrata ampiamente una malgestione e quindi non è giusto che pagano dei lavoratori queste spese che non sono state fatte da noi. Una protesta pacifica ma tenace, quindi le lavoratrici chiedono il ritiro dei licenziamenti e di potersi almeno confrontare con Don Marco Cagol, delegato vescovile alla pastorale sociale e attuale presidente della Fondazione Santa Tecla, che in una nota si è detto disponibile al dialogo. Fino ad allora però non scenderanno.